Andrea Camilleri garanzia di ascolti. A dimostrarlo, ancora una volta, il successo riscontrato dalla mossa del cavallo C'era una volta Vigata, il film TV tratto dal primo dei romanzi storici dello scrittore siciliano andato in onda ieri sera, lunedì 26 febbraio 2018, su Rai 1, 7.966.000, per il 32,3% di share. Il segmento iniziale Camilleri racconta ha totalizzato 8.186.000 e il 28,2% di share. Numeri che in qualche modo accostano la storia dell'Isre Capo Bovara magistralmente interpretato da Michele Riondino, qui la nostra intervista, a quella del commissario Montalbano, andato in onda con due nuovi episodi nei due precedenti lunedì con risultati eccellenti. E che confermano la bontà della strategia di programmazione attuata dalla TV pubblica. Nel dettaglio, la mossa del cavallo ha conquistato il 43,10% di share nella fascia anagrafica over 55, mentre è sceso al 20,49% in quella 15-34. Sopra il 27% il dato per quanto concerne la fascia 15-64. Sta battuta la concorrenza di Canale 5, dove lo speciale in prime time di Matrix in vista delle elezioni politiche ha raccolto 1.652.000 spettatori pari al 7,6% di share. Un dato molto basso, ma comunque superiore a quello delle tribune elettorali trasmesse da Rai 2, fermatesi a 484.000 spettatori per l'1,7% di share nella prima parte e a 440.000 per il 2% nella seconda. Da segnalare il flop dello speciale Atlantide, sulla 7, che non è andato oltre l'1,7% di share per meno di 400.000 spettatori. Su Rete 4 bene l'intramontabile lo chiamavano Trinità, con 1.880.000 spettatori e il 7,4% di share. Merita di essere sottolineato anche l'incredibile dato di Buono a sapersi, che con il meglio di realizzato in extremis per ovviare alla diretta saltata a causa neve, ha raccolto addirittura 1.423.000 spettatori con il 16,3%, in crescita rissa al solito. Infine, il debutto di Ballando on the Road che nel pomeriggio di Rai 1, prima della vita in diretta, è stato visto da 1.875.000 spettatori per il 10,7% di share. Guarda la foto.